Ciao ragazze, allora oggi un video, un nuovo video, che però non è un video tutorial purtroppo, però mi dovete scusare, ma questo periodo qua è un po' un casino, non è un periodo diciamo molto diciamo bello. E quindi non ci sto con la testa per fare, diciamo, dei video tutorial. E quindi niente, volevo fare questo video giusto per tenere aggiornato un pochino il canale, anche perché l'ho abbandonato da un mesetto, quasi due, e quindi non voglio trascurarlo tantissimo. Volevo farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto, più o meno nel giro di un mesetto. Guardo però l'abbigliamento, quindi niente trucchi, cosmetici, quindi solo abbigliamento. Due mesi fa, più o meno, marzo, sono andata in Inghilterra, a Londra, a fare quindi una vacanza. E praticamente ho comprato alcune cosette. Sono andata in un negozio abbastanza conosciuto in Inghilterra, che si chiama Primark, ed è un negozio veramente grande. Sono due piani e c'è tutto, cioè tutto abbigliamento, sia uomo che donna e anche bambino, cioè intimo, cioè c'è tutto quello che volete, ci sono scarpe, insomma un negozio veramente pazzesco. Io sono rimasta a bocca aperta quando sono entrata lì, non volevo uscire più, mi volevo comprare tutto e quindi vabbè, mi stavo per mettere a piangere, però ho detto purtroppo qui in Italia queste cose non esisteranno mai. E vabbè, comunque ho preso alcune cosette perché comunque io avrei comprato tutto, ma la mia valigia stava per esplodere e quindi non ho potuto comprare più di tanto. Allora, ho preso questa magliettina qui che secondo me è molto molto carina, cioè appena l'ho vista l'ho acquistata subito. Mi ha colpito in primis il colore. Forse dalla videocamera risulti più sul celeste azzurro, ma in realtà è un verde smeraldo. Come potete vedere, qui è fatto di un tessuto maglina, mentre le maniche sono trasparenti. Non so se si vede, sono leggermente trasparenti e sono quindi drappeggiate al centro e va a creare questo effetto di manica, diciamo, un po' bombata, così. Ed è molto carina, cioè elegante e allo stesso tempo anche un po', diciamo, non sportiva, ma da tutti i giorni, ecco. Questa qui l'ho pagata 5 sterline, che più o meno corrisponde a 7 euro, qualcosa del genere. E di questa maglia c'erano tantissimi colori, c'era viola, c'era verde. Poi ho preso questi leggings che sono di pizzo. Così, veramente i leggings di pizzo mi mancavano nel mio guardaroba e quindi li ho presi. Li ho pagati, questi qui li ho pagati 8 sterline. E come vedete, la lunghezza più o meno arriva, diciamo, un po' più sopra della caviglia. Sono molto belli anche di questi leggings. Anche c'erano altri colori, c'era blu elettrico, rossi. Praticamente questo negozio diciamo è suddiviso
anche in colori, tipo non so se avete presente Reds, che ormai ha chiuso da parecchi anni, sfortuna perché quel negozio era veramente uno dei miei preferiti. Diciamo che lì trovavo veramente tantissime cosine belle e anche veramente a poco prezzo, quindi mi dispiace che abbia chiuso perché di negozi così non ce ne sono. E quindi Primark è molto simile a Reds, quindi è suddiviso in colori di ogni capo. Sempre in questo negozio ho preso due paia di Collant e anche lì mi sarei voluta prendere tutto. E praticamente ho preso queste Collant così, fatte a ragnatela. Non so se si riesca a vedere, ma alla ragnatela, così. E sono molto belle, cioè io amo un sacco le cose di questo genere, quindi ragnatele, teschi, cioè io amo proprio il genere dark, mi piace, non... vengo sempre attirata dal nero, da proprio... È una cosa che succede naturale. E ho preso anche queste altre Collant. Vi faccio vedere l'immagine perché tanto se le sfilo dalla busta non si capisce. E sono tutte intere, però qui sopra sono più chiare e qui sono più scure. E va a creare questo effetto finto di calza sul ginocchio. E dietro qui sempre disegnato a fiocchetti, quindi cioè, sono molto, molto particolari, ma c'erano tantissimi tipi di queste calze così. Queste qui le ho pagate 3 sterline. E anche queste c'erano altri colori, però io vado sempre sul nero. Sempre in questo negozio. Praticamente vendono anche scarpe, ma veramente tantissime, cioè una cosa assurda. E c'erano le décolleté, c'erano le scarpe, ma tutto, ma i prezzi veramente stracciati, cioè una cosa, sono rimasta scioccata. E ho preso queste ballerine qui, che andavo trovando già da tanto tempo. Faccio vedere una sola, così, e ha questo fiocchettino così, e niente, mi piacevano, era da tantissimo tempo che le andavo cercando, e alla fine, insomma, sono dovuta andare in Inghilterra per trovarle, assurdo, però le ho pagate 6 sterline, cioè pochissimo. Sono molto molto belle e ho preso anche un altro paio che però sono dei sandali così per l'estate e mi piacciono un sacco questi sandali un po' alla greca, li vedo molto molto belli sotto un vestitino, un pantaloncino, veramente mi piace un sacco così. Faccio vedere il ricamo e qui a cerniera. Queste qui le ho pagate 7 sterline. Quindi in questo negozio ho preso queste cose su un sito online che si chiama Emp. Non so se alcuni di voi acquistano da questo sito. Comunque c'è molta robetta dark, gothic, eccetera, eccetera. E ho preso questa canotta zebrata così, diciamo che fa quasi, cioè a me fa quasi quasi da vestitino, però io ci metto sempre il leggings perché è un pochino corto, dietro è fatta così, questa qui è dalla Queen of Darkness. E anche il suo sito
però vende anche per, cioè la Amp acquista anche da loro. E ha, la Kingdom of Darkness ha veramente dei vestiti veramente bellissimi, veramente belli. E questa qui l'avevo pagata 16 euro. E il zebrato mi piace tantissimo proprio. Poi al mercato ho preso questo toppino, così, per l'estate. Dietro è sempre traforato, e così, qui davanti si vede la pancia. E non lo so, questo toppino mi piace sia per il, diciamo, per come è fatto, ma soprattutto per il colore, cioè... Appena l'ho visto mi è dato l'occhio sul colore. Praticamente dalla videocamera sembra celeste, ma non è celeste, praticamente è un blu petrolio verde, un colore stranissimo, cioè lo dovete vedere dal vivo perché così non si capisce. E mi piace molto, semplice per l'estate. Ho pagato 5 euro, quindi pochissimo. Sempre al mercato, ho visto che stanno andando di moda queste maglie con stile, queste maglie con bandiere americane, foulard americani. Io ho preso questa maglietta bianca semplice con queste labbra con queste labbra con la bandiera inglese. Dietro è semplice, vabbè, così. Non lo so, mi piace, sta andando di moda e diciamo non potevo non acquistarlo. Questa qui l'ho pagata 9 euro. Poi l'ultimo capo è questa magliettina qui che è molto molto leggera, è tutta di velo. E qui è in pizzo, quindi è un blu notte il colore, e ha il pizzo solo su questo lato, e dietro invece il pezzo di schiena è in pizzo e qui sotto è un pochino arricciato, quindi vi faccio vedere un po' di così. Questa qui, questa qui l'ho pagata 10 euro e l'ho presa in un negozietto in città che non so se questo negozio si trova da voi, non lo so. Vestibula si chiama. Diciamo vende un pochino di cosine carine, però non so se adesso voi avete presente se lo conoscete questo negozio. E niente, questa qui, ultimo acquisto. Poi un ultimo acquisto è questa borsa qui, leopardata, e l'ho presa appunto per abbinarla con le scarpe. Questa qui l'ho presa sempre al mercato e l'ho pagata 16, 16, no, sì, 16 euro, quindi così. Non è grandissima, però diciamo è abbastanza capiente per parecchie cose. Qui praticamente c'è anche il disegno di una tigre. Non lo so, cioè io diciamo che per il leopardato non ci faccio tantissimo, vado più per lo zebrato, però non lo so, ultimamente mi sta attirando questo leopardato, comunque abbinato con dei certi capi rende veramente tantissimo. Poi su eBay ho preso un bracciale. Un bracciale che in Inghilterra praticamente è la moda del momento. Io volevo acquistarlo in Inghilterra, però i prezzi erano veramente alti. Allora ho detto,
Provo a vedere su eBay, tanto sicuramente lo vendono. E questo qui si chiama Shamballa. Ci sono molti colori, colori e diciamo abbinamenti diversi. Questo qui ha, come vedete, tre palline in, diciamo, in plastica, metallo, non so. Qui questa pallina tonda, però incastonata dai brillantini, e qui un teschio. Per poi ricominciare una pallina, il teschio, la pallina e poi questi qui. E questa qui è la, diciamo, la cerniera che si chiude tirando questi due fili. E non lo so, questo braccialetto mi piace veramente tantissimo. E, ho pagato 10 euro. E devo dire che l'ho trovato un prezzo veramente economico perché in Inghilterra volevano 20. 20 sterline, veramente tanto. Però ci sono anche tantissimi altri colori, quindi tutte palline blu, tutte palline verdi, misti, veramente vari tipi. Cioè questo qui veramente mi piace un sacco. E niente ragazzi, questo qui è il video. Niente, era giusto un video per farvi vedere un po' di cosine, per tenere aggiornato appunto il canale e spero al più presto di tornare a fare dei tutorial. E quindi niente, io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!